Oggi siamo qui al Blaise Pascal per la presentazione del libro Mano Mozza. Qual è il successo che sta riscuotendo presso i più giovani e soprattutto presso i lettori, gli studenti? Beh, devo dire che sono molto molto contenta del successo di questo libro, che è stato pensato e scritto soprattutto per essere affidato poi ai più giovani, quindi sono molto molto contenta che le scuole stiano rispondendo in questo modo a questo progetto. Che tipo di feedback lei sta avendo incontrando appunto nelle piazze e nelle librerie piuttosto che nelle scuole i lettori? C'è molto interesse verso una storia della mafia pugliese che non era molto conosciuta, soprattutto oggi che la mafia pugliese sta assumendo una nuova importanza, una nuova rilevanza a livello nazionale. Quindi sicuramente tantissimo interesse verso la storia, ma anche verso i risvolti contemporanei. Quindi la sua storia, la storia che lei racconta, paradigma un po' anche del modello criminale della Puglia? Spiega innanzitutto come quel modello si è strutturato nel corso del tempo, a partire dai primi anni 80, in cui a Barletta ci fu un summit molto molto importante per trasformare la Puglia in un hub del commercio degli stupefacenti. Oggi quei risultati purtroppo li vediamo e li vivono gli abitanti di questa bella terra. Dottor Palmisano, un libro, una pubblicazione che sta riscuotendo un successo eccezionale presso platee anche diversificate, lettori, librerie, ma soprattutto studenti e più giovani. Sì, noi stiamo provando a colmare un vuoto, quello storiografico e narrativo sulle mafie pugliesi. Mano Mozza è sicuramente, assieme a un altro testo precedente, Bari Calibro 9, una pietra miliare ormai per la conoscenza dei sistemi criminali e delle organizzazioni criminali di stampo mafioso in Puglia, un grande successo editoriale, uno dei libri più venduti quest'estate, l'estate passata in Puglia, continua, procede, entra nelle scuole, addirittura in questo momento in lettura presso i detenuti della casa circondariale di Trani, quindi stiamo facendo un'operazione che è di pedagogia dell'antimafia. Quindi l'editoria, insieme all'impegno naturalmente dei palazzi di giustizia, sta crescendo certamente una coscienza, una consapevolezza sul fenomeno criminale mafioso. Sì, c'è anche un rinnovato interesse da parte della stampa, quindi non soltanto di noi che pubblichiamo libri, facciamo contenuti e progetti. Utilizziamo poi questi libri per poter mettere insieme delle progettualità per le amministrazioni, per esempio rispetto ai beni confiscati. Quindi il libro non è una cosa chiusa in sé, anche perché le mafie purtroppo non sono una cosa chiusa in sé. E vogliamo semplicemente offrire al territorio non soltanto una conoscenza, ma il riconoscimento dei sistemi criminali affinché ne prendano le distanze.